Ciao ragazzi. Bene, questo video. In questo video parliamo della macchinetta bobina. Visto che oggi si sta usando tantissimo la macchinetta, la pen, sempre più tatuatori stanno usando la pen, sembrerebbe, almeno da quello che percepisco io, poi non ho la verità assoluta, come dico sempre, ma il percepito è che sempre più tatuatori stanno andando verso la direzione di utilizzare queste pen, e vedremo un po' anche i vantaggi, sicuramente, non li voglio escludere, ma parliamo in questo video della macchinetta a bobina. La macchinetta a bobina che, a mio avviso, e vi porterò gli esempi, è sempre quel qualcosa che per il momento è ancora insuperabile. Certamente per quanto riguarda una persona che sta cominciando, sicuramente consiglio e consiglierei la pen, per la facilità, per il fatto che non ha regolazioni, per il fatto che è già settata per come deve lavorare. L'unica cosa che nella macchinetta a bobina, noi abbiamo diverse macchinette a bobina per fare un tatuaggio. Allora, ne abbiamo una per fare la linea, per quanto riguarda le linee fini, ne abbiamo una per quanto riguarda le linee un po' più consistenti, ne abbiamo una per quanto riguarda la colorazione ed eventualmente la sfumatura. Ma anche lì potremmo già averne una apposta per la sfumatura e una per il colore, perché sono due azioni diverse. Se vogliamo una buona saturazione, una macchinetta prevalentemente da sfumatura, quindi morbida, anche lì poi ce ne sono differenze, perché c'è la macchinetta a bobina per sfumature morbide, per sfumature rigide, per sfumature con aghi piccoli, per sfumature con aghi grandi. Cambia l'azione. Come può essere che allora quindi una macchinetta, come può essere quindi che una pen faccia bene tutto? Fa bene tutto se è il tatuatore ad adattarsi alla macchinetta, ma non potrà mai raggiungere le prestazioni che raggiunge una bobina, perché la bobina si adatta maggiormente alla capacità, grazie a questo grande range di azioni, alla capacità di adattarsi a quello che riguarda, per quanto riguarda la, si adatta alla mano del, certo, una volta fatta non si adatta più, è quello, ma diciamo che giocando sulle specifiche della macchinetta possiamo andare più o meno dietro a una certa tipologia di mano. Questo è semplice, no? Ci sono diversi, talmente tanti tipi di azioni tra le macchinette, e questo lo posso dire perché per anni ho costruito macchinette e so di cosa sto parlando. Sono certo, in senso assoluto, di quello che sto parlando. Le azioni sono talmente tante. Certo, in linea di massima possiamo dividere in due. Una linea è uno shader, ma anche lì si aprono tante di quelle possibilità che la macchinetta, che la pen non ha. Tanto non ce l'ha, proprio non ce l'ha, in senso assoluto non ce l'ha. Non ha quel tipo di azione lì, i tipi di azione lì. Che dopo, pro e contro, c'è da parlare per ore. E giustamente la pen non fa rumore, quindi è un vantaggio. Per molti può essere un vantaggio, per altri è uno svantaggio, perché il fatto di sentire il rumore del tatuaggio è qualcosa di gradevole per molti. È il bello del tatuaggio, è sentire il suono della macchinetta. Quindi, anche lì, a gusto personale. Quindi i tradizionalisti ci saranno sempre. Io stesso ho fatto i periodi a lavorare con le pen. Tuttora, se mi capita magari l'occasione, ne ho più di una. La vado a utilizzare, ma non rinuncio per niente alle macchinette a bobina, che tra l'altro uso le mie che mi sono costruito. Uso le mie, uso quelle di Dennis, uso di No Iron Machine,
uso alcune macchinette di Mickey B, uso macchinette di Mao, uso macchinette di tanti, ne ho tante, e quindi mi sbizzarrisco a usarle. Certamente per, a seconda dell'azione ci va una certa, sono adatte per determinate tipologie di lavoro. Non è la stessa cosa per quanto riguarda la pen. La pen è quella, è una, e con quella fai tutto. Quindi arriverà, se la macchinetta ha un range di azione diciamo a 90 gradi o a 180 gradi, la pen ha un range di azione a 90 gradi, la metà, non oltre la metà, non va oltre la metà come range di azione. Quindi sarà il tatuatore a doversi adeguare, quindi con la pressione e con l'avanzamento e tutto quanto, si dovrà adeguare alla macchinetta stessa, alla pen, in questo caso alla pen. Però per quanto riguarda le macchinette a bobina, ci sono delle azioni che ti permettono di fare cose che una macchinetta, che una pen non lo farà mai. Ci sono azioni di una morbidezza, che le sfumature le fa anche uno che non è capace, tra virgolette, non voglio illudere nessuno, ma non è la stessa cosa con la pen. Adesso io qua, mentre sto girando il video, sono a casa, quindi non ho sotto mano le mie macchinette, siamo in quarantena, zona rossa, sono in zona rossa, non ho qua le macchinette, anzi aspetta un attimo che metto in pausa e forse una ce l'ho, dovrebbe essere perfetto, che sta registrando, boh. Sono andato a vedere se ci avevo una macchinetta, ma non ce l'ho. Ho delle pen qua, ma non ho... volevo far vedere una macchinetta a bobine. Comunque sia, la differenza è sostanziale. C'è la possibilità, se per quanto riguarda la sperimentazione, cioè quanto riguarda uno dove vuole arrivare, cosa intendo dove vuole arrivare? La possibilità di fare determinate cose, quindi un range di azione più ampio. Lo strumento è tutto, lo strumento è tutto, c'è la vostra capacità, c'è la mano, la capacità, la maestria, ma c'è poi lo strumento, il limite dello strumento. Cosa voglio dire? Che puoi essere bravissimo, ma se c'è uno strumento che ti porta, che non ti permette un range di azione di fare certe cose, non le fa fatica. È più bello. Cambia un po', cioè certe cose le puoi fare con lo strumento di un certo tipo, ma per cose intendo anche e non solo l'effetto finale che sarà dato da che cosa? Dagli aghi, no? Quindi la texture dell'ago, la trama dell'ago, la specificità dell'ago darà proprio il segno che rimane. Ma posso dire che cambia la sensazione provata dal cliente, la tempistica di lavoro, l'effetto ottenuto. Poi, allora, bene o male, per quanto riguarda fare una sfumatura, la fai tranquillamente con la penna, la linea, colore, sfumatura, le fai tranquillamente, anche il fronzo lo fai tranquillamente, questo non voglio entrare in questo merito. Ma sicuramente per quanto riguarda la facilità di lavorare in certe zone, e la tempistica poi di lavorare in certe zone, la sensazione che sente la persona è questa qua, queste qua cambiano, e quindi ci sono pro e contro, che uno può trovarsi bene in un modo, ha adattato la mano a lavorare in un determinato modo. Scusatemi, io guardo qua perché mi guardo a me qua, ci sono, mi sto guardando a video, uno si è adattato la mano a lavorare in un determinato modo e quindi bene o male ci si trova, ma questo non vuol dire che magari provando altro e sperimentando altro probabilmente si troverebbe ancora meglio. È perché, qual è il punto? Oggi si è preferito andare verso la praticità, siamo consumer, una società consumer,
La nostra è una società consumer, del monouso, tutto monouso, è una roba allucinante. Siamo consumer, produciamo tanta di quella spazzatura che fa paura. Quindi cosa voglio dire? Voglio dire che anche la macchinetta si è andata sulla cartuccia e via andare. Cartuccia, con una macchinetta fai tutto e hai risolto il problema. Consumer, fast food. Però ripeto, questo a me non piace, questo non vuol dire che le ho provate apposta per poter dire la mia opinione, non sono male, ma so cosa abbandono, no? Se passo dir solo a quelle, so cosa abbandono, abbandono la tradizione, abbandono qualcosa che mi ha dato tanto e continua a darmi tanto, che sono la macchinetta bobina, che secondo me sono nettamente superiori, ma sicuramente questo non toglie che le altre abbiano dei vantaggi. Dei vantaggi li hanno inevitabilmente, perché se una persona oggi deve cominciare a tatuare e parte con quelle lì, non avrà la regolazione, non avrà più di tanto la regolazione, perché basta che impari a montare una cartuccia, bene o male da quel lato lì è già tirato fuori dal problema del settaggio della macchinetta, che il settaggio della macchinetta per molti è tabù, è un qualcosa di complesso. Imparare a settare correttamente una macchinetta non è una cosa, scusate, non è una cosa così scontata. Si acquisisce con il tempo. Io stesso nei primi tempi non ci capivo nulla della regolazione della macchinetta, ci capivo gran poco, è normale. E quindi è normale che uno che parte oggi, vedendo che la maggior parte usa quella, dice: cazzo, con una macchinetta ho risolto il problema. Invece con le altre cominci a prenderne 2, 3, 4, 5, perché quella non ha l'azione che vuoi tu, quell'altra magari ha l'azione che vuoi tu, cioè le altre sono comunque una spesa abbastanza più importante, perché ce ne vuole più di una. Però avete tanto, cioè una macchinetta bobina, a parte il fatto che poi c'è da dire un'altra cosa sulle macchinette, sulle penne. Le penne io le ho avute, dopo un anno non è più quella, La macchinetta bobine, io le ho che hanno 20 anni, sono uguali, cioè non hanno niente, non cambia minimamente. La macchinetta bobina, cioè, te la porti fino alla tomba. La macchinetta, queste qua, le penne, dopo un anno sono già spompate, cioè non è più la stessa la macchinetta, la penne. Può arrivare a 2 anni, ma dopo un po' le spazzoline interne. C'è un motorino elettrico, non sono le bobine elettromagnetiche, è un motorino elettrico, c'ha le spazzole. Allora già cominciamo a ragionare su una questione che è un costo. Se mi deve durare un anno, ragazzi, comincia a essere un costo un po' importante, perché è vero che ne basta una, però mi dura un anno, l'altra mi dura fino a quando, finché scampo, la lascio ai figli, la puoi lasciare alle generazioni future, la macchinetta a bobina. La lascia alle generazioni future senza problemi. La pen no. La pen è consumer, molto consumer. Quindi lì, ripeto, si apre un discorso. E ripeto, la maggior parte ha scelto la praticità, sicuramente pratica. Io stesso l'ho presa per una questione che ho voluto cominciare a lavorare con le cartucce. Con le cartucce, in modo che avevo questa comodità che con una macchinetta facevo tutto, stop. Ma l'azione della macchinetta non mi ha esaltato fin da subito ho capito che non poteva andare tanto lontano. Che poi ci fai le cose, non c'è problema, ci fai tutto, certo, ma come ce lo fai è un altro paio di maniche. Con le macchine di bobina tribulo la metà per fare determinate lavorazioni. Tribulo la metà. Aspetta, la metà. Però, ripeto, questa non è verità assoluta, questa è semplicemente la mia opinione personale. Poi ognuno. Può essere che per lui la macchinetta, la penna, è la migliore macchinetta del mondo. Non mi meraviglierei.
Bene ragazzi, quindi le macchinette a bobina sempre al top. Chi ce le ha, se le tenga strette e le tenga con cura e non le abbandoni, perché è l'intramontabile. Bobina forever. Bene ragazzi, per il momento è tutto. Vi do un caro saluto e vi lascio al prossimo video, ragazzi. Ciao!